Cordiale buon pomeriggio e saluto in ordine di età Valerio e Lele che ci faranno compagnia per tutto il pomeriggio per commentare questa giornata di corse sempre molto interessante. Non corre Zalante e Oppini, rimangono in 10, sono 3 a 20 metri. Corsa che vede Zoe Star ma anche All Star Again, Aliante Ido tra i favoriti, insomma la corsa è molto aperta anche Air Force One. Sono partite e Adrian De Ronco, il più sollecito, va al comando all'attacco della piegata. Partono alla grande Joe Star e Ariel Ferm che davano 20 metri. Nelle prime posizioni Jacob Weiss AS. Punta subito in avanti. Aliante Ido con Peppino Maisto. 16-4 a partire, mentre in terza ruota Ariel Ferm punta in avanti anche lui. Sarà un classico freeway per il mondiale ok targate Ido. Infatti dopo un quarto iniziale nell'ordine del 31-2 viene apparigliato da Zoe Star e superato anche da Ariel Ferm. Poi non riesce a scendere Aliante, quindi si deve ritrarre. 600 in 45-1, ha avuto problemi Ariel Ferm. E cavalli che affrontano ora il rettilineo davanti alle tribune. Con Aliante Ido che ritorna aggressivo, si va al mezzo miglio iniziale in 1-1-2 e Aliante si deve adeguare poiché Joe Star per il momento corre al comando. Poi Adrian Del Ronco e per linee esterne Air Force One Fass. 15-6 addirittura il primo chilometro. E i cavalli affrontano la penultima curva con la Mago d'Amore di Ivano Fievo affidato a Crescenzo Maioni al comando. Mezzo miglio la conclusione, frazione impiegata in 16, penultimo rettilineo, non avvengono variazioni sostanziali che Aliante sempre a largo, pedinato da Air Force One Fass e All Star Again. Andiamo a leggere questa frazione, può essere interessante, 15-3. 500 alla meta, per il momento la Mago d'Amore di Crescenzo Maior argina Aliante Ido, un po' in fase d'attesa ma portati in punta di dita da Maione, da Vincenzo Longhi Force One che ora viene in terza ruota, 2-1-4 il miglio, si avvicina anche All Star Again, cavalli a ventaglio, Aliante ha dato il massimo, il meglio, scappa via Maione con Joe Star, si ingamba alla grande All Force One ma a largo interviene All Star Again, insisto All Star Again, cavalli in zona da gol, All Star Again, Little Tony si afferma alla grande di spunto. Io reggo, io ho 2.31, no 15.5, ma da tarare poiché dava 20 metri, però fuori un 14.6, 14.7. Finale ad effetto da parte di All Star Again. Questo interessante look the star, Ottavio Silvestro da programma, Mario Mosca da proprietà, ma in sulco c'è sempre il sempre più sveglio che mai, Antonio Esposito. Classe 90 in arte, Little Tony per il secondo, vedete proprio sul palo, finalmente ha fatto il bravo, Air Force One Fass su una frettolosa Joe Star. Quindi per i numeri signori, 8, 7, 10, sempre probabile ufficioso arrivo, linea agli amici Valerio e Lele.